ricordare le in pista che saranno 4 i passaggi davanti all'arrivo, 3 di completi di un terzo della partenza. In finale andranno i due puntini che taglieranno i puntini in una quarta e quarta. Esatto, andranno all'inizio di una partita di acciaio e poi una partita che è stata finale nella prima battaglia. E quel canape che lassù viene passato con forza agli organizzatori. Tutti all'allenamento. Il sorte tocco 20 che si conterranno due punti per la finale. Questa parità di Tottenham scatta subito la comando Schegia. Schegia doveva prendere il comando delle operazioni nei confronti di Bingo. Schegia e Bingo che si preparano al secondo passaggio. Schegia Bingo all'inserimento. Secondo passaggio effettuato la Schegia su Bingo. Terzo posto del numero 15, Marco Brando. Schegia, Bingo e Marco Brando che affrontano la piegata che rimette verso la zona traguardo per il terzo passaggio. Prepara il giro conclusivo effettuato al comando da Schegia che controlla praticamente la corsa nei confronti di Bingo. Schegia Bingo non finisce l'inseguitore Marlon Brando e intanto inizia la piegata conclusiva per i due di testa facili al comando. Schegia che si appresta a fare l'ingresso in vetta. Schegia che controlla agevolmente, viene a vincere precedendo Bingo che conclude in seconda posizione. Nella seconda batteria dunque è stata disputata. Torre, aiutami a capire dunque chi sono i due fantini, i due segnelli che si portano in finale. Praticamente erano i due che non avevano disputato la loro giuba. E quindi Schegia e Bingo esattamente quella che è partita con il numero 7 è andata con il 29 ed era in realtà il numero 12 e il numero 23. E i fantini sono? I fantini sono Giovanni Raccoglio su Schegia, il vincitore, e Costantino Saleri su Bingo, il secondo.